Gentile collega, il caso che porta alla tua osservazione è di una rarità unica e ci farà crescere tutti dal punto di vista professionale. Voi vedete, sia da un lato che dall'altro del torace, delle grosse masse cistiche plurisettate. Vi dico già adesso che la diagnosi che è stata posta definitiva è stata di linfangiomatosi diffusa. E mentre in questo momento, e voi lo vedrete in una maniera chiara e inequivocabile, i linfangiomi erano soltanto a carico della parete del torace, sia da un lato che dall'altro, separati tra di loro, successivamente si sono sviluppati altri linfangiomi dopo la nascita, a carico dell'addome, che hanno richiesto più di un intervento chirurgico, ma adesso, a distanza di 5 anni dalla nascita, il bimbo gode di perfetta salute e sembra, ed è anzi, è uscito dalla malattia perché già da 2 o 3 anni non ha più avuto episodi di linfangiomatosi. È una malattia che ha una prognosi cattiva e quindi questa è una bellissima notizia in cui la paziente ha deciso di portare avanti la gravidanza. Avete visto che l'anatomia cerebrale è normale, avete visto che la forma della testa è normale, avete visto, state vedendo che la fossa cranica posteriore è normale. Tra pochi secondi guarderete una cosa fondamentale che è rappresentata dalla plica nucale, che appare regolare e quindi ci dice che quello che è la sede più frequente del linfangioma, che è la nuca, è normale. Ed ecco anche il rachide, in tutta la sua formazione, non presenta altre formazioni. Ma scendiamo nel dettaglio, vai a vedere l'addome. Ricordati che nella linfangiomatosi diffusa si verificano linfangiomi anche a carico dell'addome, anche a carico del torace, anche a carico del... E qui non ce ne sono. Si svilupperanno dopo la nascita e sarà sottoposta a interventi chirurgici e per fortuna sta bene il bimbo. Ma in quel momento non c'era niente, in maniera inequivocabile. Ecco perché ti faccio vedere l'addome, ecco perché ti faccio vedere il fegato, ecco perché ti faccio vedere l'intestino, ecco perché ti farò vedere tutti gli arti, perché in questa patologia ci può essere un interessamento di tutti gli arti. Allora tu vedi che la coscia è regolare. Guarda i genitali, sono maschili. Tu sai che, che le malattie linfatiche hanno una maggiore incidenza nelle donne e possono essere talvolta associate ad aneuploidie. Pensa soltanto alla Turner. Ma qui tu vedi perfettamente che la gamba, la coscia, la gamba e il piede sono regolari sia da un lato che dall'altro e poi vedrai che c'ha anche regolari movimenti, ma anche le mani, anche gli arti superiori sono regolari. Te li faccio vedere tutti perché tu devi vedere l'omero che è regolare, il sottocute del braccio è regolare, il sottocute dell'avambraccio è regolare, la mano è regolare e vedrai anche l'altra. Questo perché? Perché tu devi sapere che di abitudine può interessare anche altri distretti, come si è verificato dopo la nascita. È chiaro che in questa paziente tu devi fare il cariotipo molecolare, è chiaro che a questo feto tu devi eseguire l'ecocardiografia, che vedrai, è perfetta, vedrai ovviamente delle piccole clip, perché dobbiamo farti vedere il caso e renderti conto di come lo devi studiare. Vedrai che il cordone è a 3 vasi, qui stai vedendo il cuore, setto primo e setto secondo perfettamente regolari. Qui stai vedendo le altre sezioni. Tieni presente che non era una paziente semplice perché come vedi ci sta anche un bel po' di sottocute, però siamo riusciti a vedere tutto. Vedrai anche l'arco dell'aorta, vedrai anche i ritorni venosi e sono tutti normali. A questo punto ritorneremo a farti vedere il segno principe, queste grosse raccolte plurisettate che stanno ai lati del feto. E terrai presente, te lo farò vedere, che in questi casi tu devi eseguire ogni 2 o 3 settimane dei controlli
per escludere che non si verifica un idropenone immune, che non ci sia un interessamento ascitico, che non ci sia un idrotorace, che non ci siano formazioni che compaiono in altra sede, qui vedi l'arco dell'aorta. E tu vedrai che tutto è normale, qui hai visto anche dei movimenti in questo momento, vedi anche la placenta che non è edematosa, vedi anche che il liquido è normale, ma passiamo a vedere le cose principali, vedi che il torace è normale, ma vedi ai lati del torace queste formazioni fluide, con echi interni, plurisettate, la diagnosi di linfangiomatosi a carico delle pareti del torace bilaterale è stata confermata. Si tratta di una linfangiomatosi diffusa e una patologia dove tu troverai poca, su Orphanet, poche indicazioni bibliografiche, ma dove se tu vai su PubMed puoi trovare tanti, tanti lavori e soprattutto puoi vedere come purtroppo la prognosi è il più delle volte favorevole. Qui tu stai vedendo di nuovo quello che devi osservare, queste formazioni, le devi vedere che siano attaccate al torace, le devi vedere che facciano parte del feto, le devi vedere che non hanno determinato idropenone immune, devi farne le biometrie per monitorarla perché vanno incontro a una crescita e alla nascita saranno enormi, ma ciò non toglie. La cosa bellissima è che a 5 anni dalla nascita il bimbo gode di ottima salute e sono da 2-3 anni lontano da una riproduzione della patologia linfangiomatosa. Patologia che qui state osservando negli aspetti principali e che io vi lascio affinché voi possiate vedere in queste immagini come si dipartano dal torace. Come l'addome sia privo di patologia, come il torace sia privo di patologia, come gli arti li avete visti prima, e quindi andarevi a segnalare che dovete vedere che non ci sia ascite, che non ci sia idrotorace, che non ci sia scompenso cardiaco, tutto questo l'abbiamo fatto, deve essere monitorato, io vi ringrazio dell'attenzione.